Zaia sui ticket per i cosiddetti turisti mordi e fuggi. Il presidente Zaia, gli arrivi vanno programmati, così non si tutela la città. Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro in prefettura tra i dipendenti di Cafarsetti e il comune di Venezia. Ha confermato lo sciopero del 27 agosto. Bibione, un 59enne padovano, rubava le biciclette, poi le affittava ai turisti. È stato scoperto e denunciato, non era la prima volta. Non mi arrendo, lo dice l'ex governatore Giancarlo Galan. I suoi legali, il riesame, ha fatto degli errori. Anche quest'anno torna la campagna indetta dalla CGIL per tutelare i lavoratori in nero nel settore turistico. Si parte dal Lido di Venezia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo per la nostra regione. Nelle prossime ore possibili forti piogge, vento, grandinate e fulmini. Ci sposeremo dopo Rio 2016. L'annuncio arriva dalla coppia di nuotatori Federica Pellegrini e Filippo Magnini. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura torniamo a parlare del video che ha scosso gli animi, che vi abbiamo mostrato anche ieri nel nostro telegiornale, fatto da alcuni gruppi Facebook di veneziani sulla ressa all'interno dei vaporetti a Venezia. Avevano scritto una lettera aperta al governatore Zaia e al direttore generale dell'US 12 Giuseppe Dalben. Oggi il governatore ha risposto e non ha parlato solo di questo, ma anche della cosiddetta proposta dei ticket per i turisti mordi e fuggi. Sentiamo. Senza creare allarmismi, ho detto al dottor Dalben di provvedere a fare delle visite, di verificare queste segnalazioni che ci vengono date. Lo dico senza creare allarmismi, perché la comunicazione in materia di vaporetti non è solo nazionale ma anche internazionale. Sul turismo a Venezia il governatore Luca Zaia interviene a 360 gradi, turismo che si muove per la città, specie a bordo di vaporetti pubblici, che a detta di un gruppo di cittadini che denuncia su Facebook l'enorme sporcizia all'interno di questi carri bestiame, con la ressa estiva diventano veri e propri covid, virus, batteri e potenziali malattie. Si vada a controllare, sottolinea Zaia, nient'altro da dire. Altrettanto ferma la reazione del governatore riguardo al cosiddetto turismo mordi e fuggi, quel genere di visitatori non esclusivi ai quali si vorrebbe far pagare un ticket giornaliero, così da costringerli almeno a finanziarsi il costo della manutenzione del suolo pubblico veneziano, spesso occupato per bivaccare con sacchi a pelo, tende e merendine di fortuna portate via da casa, che insomma più che portare ricchezza in tanti dicono la portano via. Attenzione, dice Zaia, non dimentichiamo che Bill Gates venne a Venezia la prima volta in sacco a pelo per poi tornarci qualche tempo più tardi a bordo di uno yacht. Io penso che Venezia è patrimonio dell'umanità anche come visita, no? È giusto garantire a tutti la visita. Cominciare a mettere dei balzelli o degli oboli da pagare mi sembra che non può avere un ruolo educativo. Qualcuno dice sì, ma la sporcizia è un tema di educazione e anche di grande pressione demografica. E imponiamo invece il numero chiuso, ma che sia libero e di accesso a tutti. Quindi il ragazzo senza soldi, studente, piuttosto che il miliardario, come diceva Totò, come una livella, si prenota. Non è la prima volta che si parla di ticket e non è la prima volta certamente che si parla di turismo selvaggio a Venezia. Abbiamo visto tantissime volte proprio in piazza San Marco dei turisti che addirittura si sedevano sui gradini, mangiavano lì e lasciavano addirittura la spazzatura. Abbiamo chiesto ai veneziani che cosa ne pensano e sentiamo dunque le loro risposte. Bivaccano per ogni ponte che trovano o scalino. Panini portati da casa, dal campeggio, se vengono con 10 euro. Tutto risale a monte, se non c'è un controllo, un'educazione prima, questo porta. Dà più vita alla città stessa, perché alla fine le persone vengono a visitare la città. A me mi va bene tutto, basta che siano educati e basta, mi vanno bene i poveri, i ricchi. Sappiamo benissimo che chi studia non ha denaro da poter spendere in alberghi, in hotel, quindi certo è un turismo da poco. Questo turismo non è tanto speciale, anche perché è povero, tanto povero, e quindi ci dobbiamo accontentare di quello che arrivano qua. Se paghiamo solo noi, anche loro contribuiscono a fare abbastanza immondizie, se contribuiscono anche loro a pagare le spese, no, non è male.
Si torna a parlare dei tagli a Caffarsetti, si è concluso, come in realtà forse ci si aspettava già, con un nulla di fatto l'incontro che era stato convocato per oggi in prefettura per cercare di conciliare le parti. Non ci sono assolutamente nessun tipo di novità, tutte le organizzazioni sono rimaste ferme nella posizione, anche perché l'amministrazione non ha dato nessun tipo di apertura. Adesso si procede, noi abbiamo indetto lo sciopero e faremo lo sciopero per il 27 in occasione della mostra del cinema. Non cambia nulla e lo sciopero indetto dai dipendenti comunali con le parti sindacali per il 27 agosto è confermato. Il tentativo di conciliazione in prefettura è dunque fallito e a detta dei sindacati l'amministrazione si è dimostrata ferma e chiusa. Noi rileviamo un atto abbastanza arrogante da parte della dirigente al commissario straordinario, perché proprio nella data di ieri ha mandato comunicazione della disdetta del contratto decentrato integrativo, e in questa fase lo riteniamo proprio una cosa piuttosto scorretta anche da un punto di vista formale. Pertanto dipendenti e sindacati continuano la loro battaglia. Aspettavamo anche, viste le premesse, perché c'era stato anche preannunciato, e da qua partiranno tutta una serie di iniziative già dalla prossima settimana, con volantinaggio nelle aree del mercato di Mestre, di Venezia, Marghera e al Lido di Venezia, e per cercare di coinvolgere la popolazione e spiegare quello che questi tagli determineranno nei servizi all'utenza, perché questa è la cosa fondamentale. Dunque, nei prossimi giorni cercheremo di capire che cosa succederà e di continuare a seguire la vicenda. Tanta carne al fuoco ultimamente per la città di Venezia. Un altro argomento scottante che sta creando veramente non poche polemiche è quello delle grandi navi fuori da Bacino San Marco ora, ma passeranno attraverso il canale Contorta a Sant'Angelo. Secondo voi è stata una scelta giusta o sbagliata? Questo è il quesito di TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi questa settimana. Per chiedere la vostra opinione potete dircela attraverso un sms, un'email o un fax ai numeri e agli indirizzi che vedete scritti in sovrimpressione. I vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Andiamo ora a Bibione, rubava biciclette per poi affittarle ai turisti. È stato scoperto un 59enne padovano. Questa ed altre brevi notizie dal veneziano. Jesolo. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza la causa della morte di Davide Dall'Alda, il 32enne trentino stroncato probabilmente a causa di un mix di droghe all'ospedale di San Donà dopo essere stato soccorso sul litorale. Era andato al concerto di un famoso DJ in spiaggia dove c'erano circa 10.000 persone. Tutto sembrava sotto controllo, dal servizio d'ordine alle pattuglie di carabinieri e polizia. Eppure il 32enne è riuscito ugualmente ad assumere le sostanze stupefacenti, diventando l'ennesima vittima dello sballo. Bibione rubava biciclette che poi affittava ai turisti in vacanza. I vigili hanno sequestrato i mezzi e denunciato un 59enne padovano che ora rischia una pena fino a 3 anni di carcere. Una bici era stata riconosciuta dal proprietario, che ne aveva denunciato il furto. Così è stato scoperto. Il ladro, proprietario di alcuni appartamenti nella località balneare, aveva sottratto in più occasioni bici che dopo qualche settimana dal furto metteva a disposizione degli affittuari. Il 59enne aveva precedenti per furto e ricettazione anche di biciclette. Tempo fa ne aveva messa in vendita una addirittura sul web al costo di 4.000 euro, ma il proprietario l'ha vista e l'ha denunciato alla postale. Mestre. Erano le 14.45 quando alla polizia è giunta una richiesta di aiuto dagli operatori di un ufficio comunale di Via Giustizia. Un tunisino 25enne era in evidente stato di agitazione e non si è calmato nemmeno con i medici giunti sul posto dopo i poliziotti. A farne le spese sono stati un infermiere spinto violentemente e uno degli agenti della volante colpito al volto. E mentre questi si accasciava a terra, il capopattuglia è riuscito, dopo una furibonda colluttazione, a immobilizzare il 25enne, che poi è stato portato all'ospedale per accertamenti psichici e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Allerta meteo per la nostra regione. Nelle prossime 24 ore una perturbazione proveniente dall'Europa centrale porterà piogge e temporali su tutto il nord-est, specie sulle zone alpine, prealpine e pedemontane, in intensificazione nelle giornate appunto di mercoledì.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso l'allerta meteo che prevede precipitazioni sparse e diffuse che potranno essere anche localmente molto intense, accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento sulla nostra regione, ma anche sul Friuli Venezia Giulia. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha anche valutato per la giornata di oggi una criticità gialla di rischio idrogeologico su Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia. E anche quest'anno torna la campagna indetta dalla CGIL per tutelare i lavoratori in nero nel settore del turismo. Sentiamo di che cosa si tratta. Salvato dal lavoro nero nel turismo. La campagna della CGIL Filcams di Venezia per sensibilizzare i lavoratori, ma soprattutto metterli a conoscenza dei loro diritti, torna partendo dal Lido di Venezia, proprio dove, a detta del sindacato, il lavoro nero è all'ordine del giorno. Nel corso della passata stagione e di questa stagione abbiamo registrato purtroppo molti contratti pirata o un'azione addirittura di lavoro in nero. Pertanto noi vogliamo iniziare proprio da quel territorio, da quella zona, perché crediamo che in questi anni quella zona sia stata un po' in qualche modo abbandonata e di conseguenza noi riteniamo indispensabile che i lavoratori siano a piena conoscenza, che si devono opporre e devono far valere i propri diritti contro il lavoro nero o i contratti pirata. Un fenomeno in crescita. Il fenomeno sembra essere in crescita e l'azione della Filcams CGIL e della Filca CGIL di Venezia è quello di ostacolare più possibile questo fenomeno. Da Caorle a Bibione, Jesolo, Eraclea, ma anche Venezia. Lavoro nero nel settore turistico, che però si ripercuote anche su altri. Stiamo parlando di lavoro nero che si scatena in tutto un indotto che è quello del turismo e che ha dei pericolosi riflessi anche sugli altri settori, tipo quello dei commerci, quelli dei negozi, dei bar, dei camping, delle piccole ristorazioni e anche degli alberghi. Il Tribunale del Riesame ha bocciato il ricorso e l'ex governatore Giancarlo Galan, almeno per il momento, resterà in carcere. È battagliero, deciso, non ha nessuna intenzione di arrendersi qui, ha detto il suo legale che è andato in carcere a Opera per studiare le motivazioni del riesame insieme al suo assistito. Presenteremo un ricorso in Cassazione, continua l'avvocato, lo depositeremo già da oggi oppure domani. Per esempio, secondo il legale che dice ci sono dei gravi errori in quello che ha detto appunto il riesame, dice che si tratta di totale difformità delle dichiarazioni di Mazzacurati e Baita e quindi da prendere in considerazione ancora la vicenda relativa all'imprenditore Alessandri, l'ex patron di Sekem, che ha dichiarato di aver pagato a Galan una mazzetta per ottenere in cambio alcuni appalti. Per il riesame Alessandri sarebbe uno degli imprenditori che abbiamo indicato nel memoriale, continua l'avvocato, ma non è così. Viene citato anche dalla Guardia di Finanza. C'è stata un po' di confusione da parte del Tribunale su questa cosa e noi dobbiamo riprenderla in esame. Ed ora siamo allo sport, o meglio una notizia che farà piacere sia agli amanti del nuoto che agli amanti del gossip, perché finalmente Federica Pellegrini ha annunciato il suo matrimonio. Ci sposeremo dopo Rio 2016. La notizia che da tempo in molti si aspettavano è finalmente arrivata. La coppia di campioni del nuoto italiano Federica Pellegrini e Filippo Magnini convolerà a nozze, lasciandosi alle spalle, si spera, le crisi e i litigi, sempre che Rio non rovini i loro progetti. Magnini però ha precisato di non avere ancora chiesto ufficialmente la mano della fidanzata, anche se si dice assolutamente deciso a farlo. Ma le rivelazioni non finiscono qui, perché per la campionessa di Spinea il matrimonio è solo il primo passo di un nuovo capitolo della sua vita insieme a Filippo. Ha svelato infatti il suo sogno di infanzia, il secondo dopo quello di diventare campionessa nel nuoto che ormai ha realizzato ampiamente da tempo. Diventare mamma. E su questo ancora non si conosce l'opinione del futuro marito. Per ora la certezza è che Federica Pellegrini, dopo la prossima Olimpiade, metterà il costume in un cassetto e si ritirerà dall'agonismo, senza ovviamente abbandonare la sua passione innata per il nuoto. E anche nella settimana di Ferragosto Focus continua a fare compagnia ai veneti, questa sera a partire dalle 21.05. In studio con il direttore Luigi Bacialli ci saranno Settimo Gottardo, Antonella Tocchetto, Luciano Di Segna, Silvana Tosi e Luciano Sturaro. E come sempre voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. Non perdete dunque l'appuntamento con Focus anche questa sera, sempre alle 21.05.
TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati insieme a noi e vi auguro una buona serata, arrivederci.